Ciao, io sono Greta e benvenuti in un nuovo video. Che manco qui da YouTube, è stato un periodo un po' confusionario, però ci tenevo a andare avanti con questa mia rubrica sull'oroscopo romano, sullo zodiaco romano, e non me ne vogliano tutti i ragazzi e le ragazze del segno del toro se sono arrivata così in ritardo. In effetti il segno del toro è passato già da un bel po', ma per farmi perdonare vi parlerò non di un solo personaggio, di due personaggi dell'antica Roma che sono nati sotto il segno del toro. Cominciamo facendo un piccolo recap di quello che è il segno del toro. Il segno del toro è molto forte, sa quali sono i suoi obiettivi, se qualcosa va storto si rimbocca le maniche e riesce ad ottenere poi quello che vuole. È un segno possessivo, ma anche molto legato alla famiglia, e non gli piace chi lo strumentalizza o chi lo tradisce. Vi parlerò non di due personaggi dell'antica Roma, ma di due donne dell'antica Roma, visto che nel 2021 parliamo così tanto della donna, della figura della donna nella società, del suo ruolo. Noi abbiamo visto in questo video che nell'antica Roma la donna non aveva un ruolo così importante. Invece io voglio parlarvi di queste due donne ed effettivamente dell'importanza che ebbero nell'antichità. Marcia e Aurelia Cotta. Ora vediamo chi sono. Sono due donne che rappresentano appieno il segno del toro, ma che sono effettivamente diametralmente opposte. Marcia, la prima, è conosciuta e famosa per essere stata l'amante di quell'antipaticone folle dell'imperatore Commodo. Innanzitutto di Marcia diciamo che è nata da una liberta di Lucio Vero, che ricordiamo fu coimperatore del grandissimo imperatore Marco Aurelio. Quindi già la madre era una donna probabilmente forte, era diventata, aveva ottenuto quindi la libertà, e lei lo stesso. Innanzitutto come prima cosa punta a diventare l'amante, la donna di Marco Numidio Quadrato, che verrà poi ucciso appunto dall'imperatore Commodo. È a quel punto che fa lei, punta a Commodo stesso, all'imperatore stesso. È una donna molto forte, sa quello che vuole, lo storico Xifilino ci dice che è una donna di fede cristiana. In questo momento dell'impero i cristiani non se la passano poi tanto bene, e l'imperatore Commodo si dice appunto che sia stato portato dalla stessa Marcia a limitare un po' le persecuzioni nei confronti delle persone che professano questa religione appunto. È una donna molto forte, caparbia, ma quando il tuo compagno è Commodo c'è poco da fare, la vita è difficile, ti risulta difficile. Noi abbiamo visto in questo video come Commodo fosse un imperatore completamente pazzo, completamente folle, probabilmente il peggiore di tutti. Molti di voi l'avranno visto anche nel film Il Gladiatore, dove è rappresentata appunto questa sua vena molto molto folle. Quindi a un certo punto Marcia, con Quinto Emilio Leto ed Ecletto, ordisce una congiura contro Commodo stesso, la congiura che poi appunto lo uccide. E a forza di rimboccarsi le maniche, chissà dove sarà arrivata questa maglietta, perché Marcia punta direttamente a sposare Ecletto, cosa che poi effettivamente avverrà. Avete visto quindi come la sua vita è una vita intensissima, ma è anche una vita molto breve. Marcia infatti morì nel 197 d.C., probabilmente all'età di circa 30 anni, ma è un personaggio ricordato con molta importanza perché Commodo non la sposò mai, ma le ha dato tutti gli onori che spettavano a un'Augusta, quindi a una appunto moglie dell'imperatore. Quindi effettivamente alla fine Marcia è una figura molto molto importante.
Il secondo personaggio è Aurelia Cotta e voi vi starete chiedendo chi è questa Aurelia Cotta. In realtà è la mamma di uno dei personaggi più importanti della storia romana, ovvero il nostro Giulio Cesare. Mentre Marcia è una donna forte che sa quello che vuole e punta a un obiettivo, vediamo in Aurelia Cotta molto di più il lato del toro legato alla famiglia. Innanzitutto della famiglia di Aurelia Cotta possiamo dire che il padre e il nonno nel 119 e nel 144 a.C. erano stati consoli, quindi erano anche dei personaggi di famiglia molto, molto importante. E la famiglia è importantissima per lei, ebbe tre figli, Giulia Maggiore, Giulia Minore e appunto Cesare, e è una donna caparbia, risoluta. Plutarco ci dice che è molto saggia e indipendente, e infatti in molte occasioni la vediamo proteggere il figlio. Una di queste è quando Silla chiese a Cesare di divorziare da Cornelia Cinna, appunto sua moglie, ma Cesare rifiutò. Le conseguenze sarebbero state disastrose se Aurelia Cotta non fosse appunto intervenuta nella vicenda. Sappiamo che Aurelia Cotta è una grande madre, ma anche una grande nonna, perché si prende cura di Giulia, la figlia di Cesare e Cornelia, nel momento in cui quest'ultima viene a mancare. Però un evento importante che ci fa vedere quanto forte, quanto caparbia fosse questa donna, ma anche molto intelligente, è la festa della Bona Dea, che si svolse nel 62 a.C. La festa è aperta solamente alle donne e Clodio Pulcro si travestì da donna per incontrare la nuova moglie di Cesare, Pompea, con la quale aveva una relazione. Aurelia Cotta se ne accorse e lo fece cacciare immediatamente. Cesare ovviamente divorziò da Pompea, anche se poi non andò per vie legali, come diremo oggi, contro Pulcro. Una donna fortissima che ebbe quindi un grande impatto sulla vita del figlio, che era molto legata e che è molto legata alla famiglia, ma in realtà poi alla sua morte Cesare non c'è, perché muore nel 54 a.C., 10 anni prima del figlio, e Cesare si trova in Gallia, quindi lontano dalla sua amata madre. Questo era il video di oggi legato al segno appunto zodiacale del toro. Ci rivedremo quindi molto presto per il segno dei gemelli, che è il segno appunto successivo nello zodiaco, e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta.